Il nostro progetto si chiama Hold On, invecchiamento rigenerativo. Lo scopo del progetto è quello di rivedere essenzialmente il sistema dei servizi per la popolazione ultra 65enne, tenuto conto che l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che proseguirà anche nei prossimi anni. Nel 2030 il 28% della popolazione avrà più di 65 anni. Con le risorse che abbiamo a disposizione ora non riusciremo a soddisfare il bisogno della popolazione e quindi abbiamo sviluppato questo progetto che si pone come obiettivo ritardare di almeno 5 anni l'accesso degli anziani ai nostri servizi e ridurre del 25% la spesa strutturale per anziani. Il progetto ci ha innescato, grazie anche al supporto del Formez, del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha innestato all'interno della nostra organizzazione degli elementi di change management, ci ha costretto a avvicinarci a temi come la finanza di progetto, il payment by result, meccanismi, strumenti, istituti che per noi sono completamente nuovi e che abbiamo sviluppato anche grazie ad una partnership che si è sviluppata tra pubblico e privato. I partner del progetto sono l'Università di Bergamo, l'Università Bocconi e alcuni enti del terzo settore, il Consorzio Solco e il Consorzio Ribes. La cosa più difficile è stata questa, quella di cambiare il paradigma con cui normalmente ragioniamo, quindi non pensare soltanto al risultato finale, ma soprattutto all'impatto, al cambiamento che la nostra azione porta nella società e riuscire a misurarlo in modo oggettivo, quindi misurazione degli outcome e presentazione della possibilità di ottenere un rendimento da attività pubbliche che possa convincere un investitore privato a investire del capitale nel nostro progetto. Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma sia fisica, quindi una serie di hub che sono distribuiti sul territorio del comune dove la popolazione può rivolgersi, sia digitale, quindi una piattaforma come una classica piattaforma che ormai è un po' diffusa in tutti i settori, che si basa anche su tecnologie avanzate come la blockchain, attraverso la quale quindi la popolazione può accedere ai servizi non soltanto tradizionali servizi per gli anziani che già esistono nel comune, ma anche tutti quei servizi che favoriscono la socializzazione della persona e quindi ritardano l'isolamento e il decadimento dell'anziano. Sono stati fatti dei focus group con potenziali destinatari dei servizi in due quartieri della città che sono stati individuati come quartieri pilota, in particolare scelti per la presenza notevole di persone anziane. E attraverso quindi focus group e incontri di presentazione del progetto sono stati individuati sia le modalità che maggiormente possano favorire l'accesso, sia i servizi da offrire. La piattaforma è una piattaforma di ricomposizione sociale che quindi ha come obiettivo anche quello di favorire l'incontro tra chi mette a disposizione del tempo e chi richiede delle attività che possono essere soddisfatte dal volontario, quindi anche una piattaforma sulla quale ci saranno i volontari che mettono a loro disposizione il tempo per offrire servizi ai cittadini. Allora, è un'esperienza replicabile, sia il progetto che noi auspichiamo che possa avere il successo e che raggiungere l'obiettivo che ci proponiamo, ma anche il percorso che abbiamo fatto per sviluppare il progetto e come dicevo prima, per innescare questi cambiamenti, queste nuove competenze, questo nuovo modo di ragionare, per cui quello che è importante è misurare l'effetto finale che ha sulla società, il cambiamento che il progetto porta all'interno della società. Questo è sicuramente un percorso che è replicabile in tutti gli enti.